due punti di vista, la cooperazione sociale è presente sia per tutto ciò che riguarda i servizi sociosanitari che i problemi del lavoro e quindi degli inserimenti lavorativi. Per cui noi viviamo quotidianamente questo problema delle nuove povertà e di una zona grigia che, ahimè, si sta espandendo sempre di più, con la difficoltà che in questa zona grigia le persone non sempre, soprattutto per gli inserimenti lavorativi, riusciamo a inserirli in base ad una, diciamo, categorizzazione. La difficoltà è proprio, come dire, individuare, dare dei confini anche giuridici alla zona grigia. Porto prima di tutto delle preoccupazioni. Qualcuno già diceva prima, il collega dell'ASP, collega perché anch'io mi sento cooperatore sociale, operatore sociale, oltre che rappresentante appunto di un mondo delle imprese cooperative. La preoccupazione è questa: i tagli lineari. La logica dei tagli lineari è terribile perché fa passare l'idea che un taglio dello 0,3% di per sé non è significativo, ma uno 0,3% in un bilancio di un comune, per quanto sia piccolo o grande, per noi significa probabilmente esattamente il costo del lavoro di un operatore o di una persona inserita nelle nostre cooperative. Quindi noi, più che altro, prima di andare a verificare dove si può tagliare, e lo diceva benissimo il collega prima, ragioniamo su che cosa si deve tagliare, e questo per noi è fondamentale. Allora io partirei da questo: mettiamo qualche asticella, cioè questo sistema di welfare che già, come dire, è ai limiti della sostenibilità, non può essere ulteriormente penalizzato. Per cui è vero, contrazione delle risorse, ma ragioniamo soprattutto sulla modalità, sul metodo di che cosa significa tagliare, ridurre e quindi in qualche modo ristrutturare anche i bilanci dei nostri enti locali. E seconda questione del lavoro in generale. È chiaro che le nuove povertà rappresentano situazioni in cui i livelli occupazionali stanno diminuendo sempre di più. Io vi porto però un dato che può essere paradossale: la cooperazione e anche la cooperazione sociale nel 2010 ha subito e ha risentito fortemente della crisi, ma ci siamo assunti delle responsabilità forti per cercare di mantenere i livelli occupazionali, anche contraendo gli utili e andando in tasca ai soci. Questo io lo dico perché questo significa fare impresa socialmente responsabile, non soltanto per avere un bel bilancio sociale confezionato, ma significa assumersi queste responsabilità. Allora io la proposta che faccio qui è di politiche premianti per le imprese che fanno due cose: economia reale, producono beni e servizi, non titoli finanziari, e due, mantengono i livelli occupazionali. E se lo riesce a fare una cooperativa sociale o una cooperativa ordinaria, quella di andare a toccare gli utili, andare a toccare i patrimoni pur di mantenere i livelli occupazionali, beh, io credo che questo alle grandi aziende è il messaggio chiaro che deve arrivare. Questa è una proposta concreta, anche arrivando a politiche sia premianti ma anche penalizzanti nel momento in cui questa scelta strategica non viene fatta. E terzo passaggio sul discorso un po' del modello di welfare. Noi di fronte ad una crisi, questo è evidente, corriamo ai ripari, ma credo, e lo diciamo ormai da anni, dopo aver consolidato un certo sistema di welfare, che un welfare di pura riparazione dei danni del sistema economico non è più sostenibile, non è più accettabile. Noi non possiamo ragionare solo su delle misure congiunturali per superare la crisi, bisogna ragionare su misure strutturali che diano la possibilità di passare da una logica di welfare riparatorio ad una logica di welfare promozionale, di promozione. E qui è evidente il richiamo alle politiche per la famiglia. Le politiche della famiglia, al di là della connotazione più o meno ideologica che potrebbe avere questo concetto, è una scelta strategica. In pratica, dove vanno le risorse per i servizi sociosanitari?
nelle tre categorie in cui la famiglia non riesce a stare al passo: i minori, quindi l'infanzia, le giovani generazioni e gli anziani. Ma tutto questo perché la famiglia non riesce a sostenere anche tutto ciò che riguarda assistere i minori, star dietro anche a livello educativo alle giovani generazioni e gli anziani. Ma a livello anche di risorse, chiediamoci quanto costa di più un anziano in casa protetta o al centro diurno anziché averlo in una famiglia che sia in grado, attraverso anche la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi per la famiglia, sicuramente anche in termini economici questo produce un beneficio. Quindi politiche con la famiglia e per la famiglia. Su tutto questo noi siamo disponibili a ragionare, e lo sottolineo ancora una volta, ma ragionare non perché vogliamo superare la crisi, soprattutto per questo, ma per dare al nostro comune, al nostro territorio, una risposta di tipo generale, di sistema, che costruisca proprio delle logiche nuove, dei pensieri nuovi attorno al welfare. Un welfare che, appunto, e concludo con un dato, per noi della cooperazione sociale significa incontrare tutti i giorni 50.000 utenti e avere nelle nostre organizzazioni 7.000 addetti. Quindi una realtà significativa che, insieme alla rete delle organizzazioni, di volontariato, di terzo settore, insieme agli enti locali, noi non vogliamo disperdere. Quindi il messaggio è: questa asticella è fondamentale. Grazie a tutti. Grazie.